nasce negli anni 80 per volontà di Marina, la moglie dell'artista, che decide con un grande atto di generosità di donare la collezione di suo marito alla città di Firenze. E soprattutto decide che deve essere ospitata in questo luogo, una ex chiesa sconsacrata che ha al suo interno tantissime sovrastrutture che partono dal Medioevo per attraversare il Rinascimento e per poi appunto finire nella contemporaneità. Quindi una grande donna che ha visto lontano quale poteva diventare il luogo per ospitare appunto la collezione di suo marito. Ospita circa 180 opere del grande artista, diciamo che proprio ospita tutto il suo percorso artistico, è quasi una sorta di mostra antologica, dalle origini fino alla morte. Quest'anno celebriamo i 120 anni della nascita, perché appunto Marino Marini è nato nel 1901 e ha percorso tutto il Novecento. Ecco, il Novecento, ma anche la modernità, ma anche la contemporaneità, è visibile all'interno di questo museo, non solo attraverso le opere dell'artista, ma attraverso l'architettura e anche attraverso quello che il luogo era. Quindi una vera e propria compenetrazione di arte e cultura. Marino Marini è nato a Pistoia, quindi è un toscano, è un artista che si è ispirato fortemente, secondo proprio le sue parole, al mondo etrusco, quindi ha delle radici molto forti. All'interno del museo ospitiamo le sue sculture più importanti, che sono quelle in cui lui si è espresso, nei temi in cui lui si è espresso, il cavallo e il cavaliere, le pomone, i circensi con le ballerine e i giocolieri. Abbiamo pitture, abbiamo sculture, abbiamo ritratti anche di personaggi importanti che lui amava moltissimo, ai quali lui amava moltissimo dedicare le sue opere d'arte. Il Marino Marini è l'unico museo di arte contemporanea a Firenze, che è una città vocata al Rinascimento, quindi ha una valenza molto particolare. I musei sempre più si stanno trasformando, non più soltanto depositi, non più soltanto conservazione, ma produzione e laboratori di futuro. Marino Marini si è voluto posizionare fin dal primo momento come museo rivolto alla città, quindi all'interno del post-Covid, come dire, c'eravamo già per quello che riguarda l'attenzione alla prossimità. Viene chiamato turismo di prossimità, ma viene chiamata anche cittadinanza e coinvolgimento della cittadinanza. Questo è un museo per i cittadini, è un museo dei cittadini, essendo un bene pubblico, essendo un bene comune e di proprietà dei cittadini che pagano le tasse per avere i musei in Italia. Quindi noi abbiamo aperto le porte a tutta la cittadinanza, che immediatamente ha individuato il museo come casa, come comunità, e da qui una grande frequentazione di tutte le età e di tutti i target, come si dice. Quindi abbiamo ospitato nel 2019 circa 4.500 bambini, perché abbiamo anche aperto alle scuole materne e vogliamo implementare tutta la parte che riguarda l'education, proprio anche per trasferire ai bimbi fin da piccoli la bellezza, l'arte e la cultura che poi si porteranno avanti per tutta la loro esistenza, ma anche in questo modo coinvolgendo le famiglie, la terza età, coinvolgendo appunto la cittadinanza. Marino Marini si è posizionato come hub culturale, come laboratorio di futuro. In questo contesto si è dotato, unico al mondo, di una figura particolare che è il Visiting Director. Così come le grandi università
oggi hanno i visiting professor, cioè personalità di caratura internazionale e alta levatura culturale che contribuiscono all'internazionalizzazione delle università, così noi abbiamo creato questa figura del visiting director per quello che riguarda il museo. Quindi ogni anno il museo ha un direttore che decide la programmazione, un direttore che viene da grandi musei internazionali o contesti particolari, e quest'anno, 2021, abbiamo come visiting director Mario Nanni, il più grande light designer italiano, il maestro della luce, così definito, che darà appunto un'impronta anche fortemente simbolica a quest'anno di programmazione del museo. Usciamo dal buio del Covid, con la luce illuminiamo il futuro. Io non ho preferenze per una materia piuttosto che per un'altra. Per me la materia non conta assolutamente niente. È l'artista che dà vita alla materia. A me le materie piacciono tutte, il bronzo, la pietra. Quello che conta è capire una materia e poi trovare il modo di lavorarla. Mi piace perfino il gesso, che è così effimero. Perfino la sabbia, quando nel gioco entrano i bambini, i miei piccoli amici. Quando lavoro il bronzo, a forza di romperlo, a forza di scalfirlo, ecco che il bronzo diventa una patina la più bella, misteriosa, la più naturale. Dicono che Donatello addirittura mordesse, mangiasse il bronzo. Sì, perché c'è proprio questa gioia di scalfirlo, martoriarlo, torturarlo, perché quando un bronzo esce dalla fusione può anche sembrare una cosa morta, che non ti appartiene più. E allora io provo il desiderio di riagguantarlo, di scalfirlo, di morderlo, di calpestarlo. Prendo un martello e comincio a colpirlo, a tormentarlo. Ed è in questo modo che diventa di nuovo qualcosa di vivo.